Ma sono rosso? Si hanno gli altri. No, no. C'ha ragione. No, no. Che fame, come fa dirmi? Ma me la stava facendo. Le secchie. Giustamente si vede perché sono sotto i punti importanti, però se la guarda un po' sofferto, no? Tanto più di quello che ci aspettavamo, probabilmente io ieri avevo detto che sarebbe stato il canovaccio nella gara, cioè loro molto bassi e molto forti nelle ripartenze, e noi avremmo dovuto trovare il bando della matassa, che evidentemente soprattutto nel primo tempo abbiamo faticato a trovare, e anzi sono anche stati bravi i difensori in diversi uno contro uno a risolvere la situazione, ma alcuni nel primo tempo ha fatto meglio di noi. Solo dopo poi, una volta sbloccato il risultato, avremmo anche potuto raddoppiare, però se il Cuneo avesse pareggiato non ci sarebbe stato niente da dire. Cosa è piaciuto di più e cosa è piaciuto di meno della squadra? Di meno mi sembra che i ragazzi abbiano giocato con estrema tensione, dovuto probabilmente alla grande attesa di iniziare questo campionato. Quello mi è piaciuto di meno, anche perché c'era un'atmosfera molto positiva, infatti nonostante la prestazione non bella, non ho sentito un fischio a fine primo tempo, cioè, i tifosi erano, diciamo così, vicino ai ragazzi, e dopo il gol sono un po' più sciolti, quello non mi è piaciuto. Mi è piaciuto che hanno dato tutto quello che avevano, anche a livello di corsa, abbiamo corso tanto, abbiamo corso male, però abbiamo sfruttato quelle che può essere una delle nostre caratteristiche, cioè i calci piazzati sono stati pericolosissimi in 4-5 occasioni, però dobbiamo giocare meglio, perché possiamo giocare meglio, abbiamo più qualità, oggi abbiamo giocato un po' da qualità. Una curiosità proprio sulle palle attive, nel primo tempo le ha calciate tutte, uno scardello, poi nel secondo tempo, prima posizione a destra, calcia di quelli, uno scardello. No, vabbè, le ha calciate tutte Moscardelli, tranne una nel primo tempo, perché erano tutte da sinistra. Noi avevamo in campo un solo mancino, che c'era uno che potesse battere. Quando poi è capitata la punizione del gol era a destra, è una cosa provata. So che è un peccato tirare fuori Moscardelli dall'area di rigore, però allo stesso tempo ne ha messi due tre veramente pericolosi. E anche per questo che avete scelto la soluzione Liotti, che sulla balistica di sinistra è molto preparato. È una qualità che a noi mancava, e lui sicuramente accresce queste possibilità. Mi ha tirato uno solo di angolo, ma la squadra, ripeto, ha faticato sotto, secondo me, soprattutto il punto di vista tattico inizialmente, perché ce li aspettavamo bassi con ripartenza, ma non così tanto, perché erano tre attaccanti praticamente, giocavano nei 40 metri. Però dopo erano bravi quando le conquistavano, uscire in palle, tecnici. Come sono sceso un po' di rendimento fisico, l'abbiamo messo un po' più in difficoltà, però il culo avrebbe sicuramente meritato di più. Quanto pesa la sosta della prossima settimana? Adesso noi ci auguriamo di non fermarci un'altra volta, nel senso che so che la società sta cercando di anticipare lunedì o al massimo martedì la partita con la Venezia. Però non dipende dalla nostra società, pesa abbastanza, perché la nostra squadra oggi, a mio avviso, ha anche pagato la differenza fisica, nel senso che il Cuneo è una squadra molto giocatore, a parte i due difensori centrali, tutti Trevini, è molto rapido, mentre la nostra squadra è una squadra che deve carburare, che è molto strutturata, perciò più giochiamo e più andiamo in forza. Non è un caso, a mio avviso, le tre partite di Coppa Italia sono sempre meglio giocando in maniera consecutiva tutte le settimane. Cristina, che non lo sapeva, mi sembra che era stato un crescendo. Adesso siamo ripartiti, speriamo di non doverci fermare ulteriormente. Posto? Per me va bene. Grazie a tutti. Grazie. 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 Posso mettere qua?